Gesù ed Emmanuel erano andati per la prima volta in pellegrinaggio a Gerusalemme. Andavano a visitare il Tempio di Gerusalemme. Tutte le persone del paese ci andavano almeno una volta l'anno, ma fino ad allora Manuel e Gesù erano considerati troppo piccoli per il viaggio. Quella era la prima volta. Fu per loro un'avventura affascinante, il viaggio sui muli, dormire sotto le stelle. Ma quello che attirò più di tutto la loro attenzione fu Gerusalemme. Per Emmanuel poi c'era un motivo di entusiasmo in più, perché ritornava nei luoghi di quando era un bambino piccolo, da cui era andato via. Comunque, la grande città era proprio affascinante. C'era tanta gente che proveniva da tutti i posti del mondo. Un grande mercato con i banchi, esposta ogni sorta di mercanzia, compresi gli animali vivi. Ma la cosa che li fece restare più a bocca aperta fu il grande tempio. Il tempio di Gerusalemme era immenso. Non avevano visto mai niente di più meraviglioso. Gesù si fermò a lungo a guardare la facciata. Poi, insieme ad Emmanuel, entrarono dentro. Quello che all'interno del tempio impressionò più di tutti Emmanuel fu il tesoro. Il tesoro del tempio. Era una cosa che non avrebbero mai immaginato. C'era una grande sala e in quella sala tutte le persone passando buttavano le loro offerte. C'erano montagne di oggetti preziosi, monete, oro, collane, gioielli. Perciò, quando tornò a casa, Emmanuel decise che anche lui avrebbe creato il suo proprio tesoro. Non aveva cose preziose, la sua era una famiglia povera, ma gli era venuta un'idea, avrebbe creato un tesoro con le cose che riusciva a trovare, delle cose per lui particolarmente interessanti. E così incominciò, giorno per giorno, a mettere in un angolo un po' nascosto del cortile di casa tutti quegli oggetti che trovava interessanti. Dopo qualche giorno c'erano già diverse cose, pezzi di ferro, chiodi, vecchi utensili, diverse cosine che in casa non servivano più e che lui prontamente accumulava nel suo tesoro segreto. Ma un mattino capitò una sciagura. La mamma, che non sapeva niente di questo progetto di Emmanuel, vedendo tutte quelle cose strane ammucchiate nell'angolo del cortile, sapete cosa fece? Le prese per venderle a un ferrivecchio di passaggio. Quando Emmanuel se ne accorse, era disperato. Tutto il suo tesoro era sparito. Un tesoro che aveva raccolto con tanta fatica. Raccontò disperato la cosa a Gesù. Ma Gesù, scuotendo la testa, gli disse: Emmanuel, Emmanuel! Non bisogna accumulare tesori qui sulla terra. I tesori sulla terra prima o poi si rovinano e spariscono. Se invece ogni volta che puoi fai un atto d'amore verso Dio, come dire una preghiera o dire a Gesù che gli vuoi bene, oppure fai un atto d'amore verso qualche persona, aiutando in casa, essendo gentile, sorridendo, facendo per bene i tuoi compiti. Ognuna di queste volte è un po' come se spedissi un pacchetto in cielo. Ogni cosa buona che facciamo, ogni atto d'amore verso Dio, verso qualche altra persona, è un po' come mettere da parte un tesoro. Quindi ogni volta che fai qualcosa di buono, piano piano fai crescere un tesoro più prezioso.